Una domanda per voi. Che cos'è il sottosterzo? A. Quando il posteriore sbanda. B. Un piantone che si trova sotto il volante. C. Sia quando l'anteriore allarga la curva. Avete risposto C? Bravi, è la risposta esatta. La parola stessa ci spiega quello che succede all'auto. Noi sterziamo e l'auto va dritta, quindi sterza meno rispetto alla sterzata che noi abbiamo impostato. Infatti il sottosterzo si ha con la diminuzione o la perdita di aderenza dell'avantreno in curva. Adesso arriviamo in un tornante e sterziamo in modo brusco e veloce fino a fondo corsa. Vediamo cosa succede all'auto. Visto che bel sottosterzo? Le correzioni da fare in questo caso sono due. La prima che è istintiva ed è quella di togliere il piede dal gas. È ovvio che se ci vediamo andare verso un burrone o verso un muro, venga istintivo togliere il piede dall'acceleratore. La seconda correzione che è contro l'istinto è quella di diminuire la sterzata. Diminuire fino a quando? Fino a quando ci accorgiamo che l'anteriore riprende aderenza. A quel punto possiamo risterzare di nuovo. Perché non è istintiva questa correzione? È ovvio che se ci vediamo andare verso un burrone, l'istinto cosa ci dirà? Gira di più. A quel punto, più giriamo il volante e più la macchina andrà dritta verso l'esterno. Riepilogando, se l'auto allarga la traiettoria o tende addirittura ad andare dritta in curva, più si affondano i piedi sul gas e si aumenta con lo sterzo, più si aggrava la situazione. Yokohama, pneumatici pensati per chi guida.